Mi corre l'obbligo di ringraziare tutti i ragazzi della Protezione Civile, gli infermieri volontari, i colleghi della formazione in medicina generale che grazie al loro contributo ci stanno dando l'opportunità e la possibilità di fare queste sedute vaccinali open, senza prenotazioni e protratte anche al di fuori degli orari soliti di lavoro. Magari arrivando fino alle 11 mezzanotte, dando l'opportunità a tutti. L'affluenza è veramente notevole, vengono da tutte le parti. Il punto di forza è che non necessitano di prenotazione, per cui vengono liberamente, e questo ci consente anche di avere un po' più di tranquillità, perché se ci dovesse essere qualche intoppo, il fatto di non essersi prenotati a un orario ben preciso e stabilito, dà loro la possibilità di avere anche un po' più di comprensione nei nostri confronti. Quello che ci serve è una cosa sola, il vaccino. Più vaccini ci daranno, più vaccineremo, l'entusiasmo è ancora tanto, la voglia di vaccinare è tantissima perché ci rendiamo tutti quanti conto che questo è un rush finale che dobbiamo assolutamente fare per uscire da questa situazione di criticità che stiamo vivendo fino ad oggi. La medicina generale è formata anche da tanti giovani in formazione, tanti corsisti che stanno seguendo questo percorso. Siamo impegnati su più fronti, uno di quelli più importanti sono le vaccinazioni. Tanti di noi stanno facendo volontariato qui nella sede di Ripa e in tutti gli altri centri vaccinali. Tanti lavorano nei centri vaccinali e soprattutto nelle USCA, che spesso sono proprio portate avanti dai medici della formazione. Ci rendiamo conto che la medicina generale ha un ruolo importantissimo in questo momento storico. Noi ci siamo, non ci arrendiamo e siamo pronti a fare la nostra parte in questa campagna vaccinale, in tutte le lotte che ci sta facendo affrontare il Covid.